Vengo a presentare gli ospiti di questo secondo panel che affronteremo insieme dal titolo eloquente, no? Sudditi o sovrani, con il punto interrogativo anche qui provocatorio fino a un certo punto, e il sottotitolo è La postmodernità tra agende globali, tirannie delle emergenze e conflitti. Il plurale logicamente è dovuto al fatto che la guerra in Ucraina, che è arrivata oggi al suo secondo anniversario, nel corso di questi mesi non è più l'unica tra quelle coperte dai media, dai grandi media nazionali, internazionali, perché se ne sono aggiunte altre, su tutte la crisi di Gaza e quindi il conflitto tra Israele e Hamas. Di questo, ma anche di Agenda 2030, di emergenze varie, anche queste vere o presunte, come quella del cambiamento climatico e soprattutto l'onda lunga della pandemia da Covid-19 e di quelle che verosimilmente potrebbero di nuovo arrivare, l'affronteremo con gli ospiti che vi vado a presentare e che inviterei sul palco chiamati uno a uno. Il primo è Vanni Fragliese, che è medico, neuroendocrinologo, professore universitario di endocrinologia e scienze tecniche mediche applicate presso l'Università di Roma del Foro Italico, è ricercatore e autore di numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali, acclamato dalla folla che non vedeva l'ora di vederlo qui, e tra le pubblicazioni, diciamo le più recenti, c'è il libro Contrastare le minacce alla salute e all'anima delle generazioni presenti e future. Poi chiamo a raggiungersi sul palco Giorgio Bianchi, che è grazie, fotogiornalista, documentarista e blogger. Dal 2013 ha compiuto diversi viaggi su alcuni degli scenari chiave dei conflitti ancora in atto su tutti l'Ucraina, e li ha raccontati attraverso immagini e video. Si occupa anche del conflitto siriano, della copertura di un altro conflitto che non è mai terminato di fatto dal 2016, e i suoi lavori hanno ricevuto numerosi riconoscimenti sia nazionali che internazionali, e le sue fotografie sono state esposte in varie mostre in Italia e all'estero. E infine chiamo a raggiungerci Francesco Toscano. Francesco Toscano è ideatore e fondatore, insieme a Marco Rizzo, di Democrazia Sovrana e Popolare, laureato in giurisprudenza, ma è anche direttore di Visione TV e della rivista Visione. Osservatore della politica italiana, è stato leader delle piazze del dissenso No Green Pass durante la pandemia e contro la guerra, e di formazione morotea è credente e cattolico sociale. Io tanto vi ringrazio per avermi raggiunto qui, e insieme a voi insomma dovremo affrontare parecchi temi, quindi un po' per la contingenza da calendario, visto che oggi è il 24 febbraio, un po' per tutti i grandi sommovimenti che stanno accadendo negli altri ambiti che affronteremo, come quello sanitario. Avrete l'onere di dover affrontare e snocciolare questi temi nel modo migliore possibile, nel più breve tempo possibile. Non vorrei essere nei vostri panni, però vi tocca. Vanni Fragliese, quindi ripetiamo lo schema del panel precedente, chiederei di parlarci un po' di quelle che sono le tirannie delle emergenze, no? Di quelli che sono i temi che, e dal punto di vista sanitario e poi anche gli altri che magari vedremo più in là, vengono utilizzati con una cadenza più o meno regolare per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema specifico, per poi passare ad un altro quando l'attenzione va calando, ma in modo piuttosto strumentale. Quindi l'abbiamo detto, il terrorismo, il Covid, la guerra in Ucraina, il clima, quindi il cambiamento climatico, e chissà anche le altre emergenze che ci aspetteranno da qui ai prossimi anni, come insomma
si lascia vincere da alcuni movimenti anche dal punto di vista burocratico legislativi, come il trattato pandemico di cui si continua a parlare. Quindi chiederei a Vanni Fragliese che cosa dobbiamo aspettarci ancora da questo modus operandi che utilizza le emergenze e i disastri per una strumentalizzazione, per imporre qualcosa di magari di diverso dal punto di vista anche legislativo e del controllo. Buonasera a tutti. Diciamo che la politica dell'emergenza si può riassumere con il nuovo normale. In qualche maniera ci è stato detto all'inizio della storia che stiamo, tra l'altro, non so cosa gli dà fastidio, siamo entrati nell'era delle pandemie, e per quale ragione questo rimane ancora abbastanza misterioso, ma non è solo l'era delle pandemie, è l'era delle emergenze, appunto. Hai citato prima l'emergenza climatica, poi ci sta l'emergenza che presto diventerà anche di tipo alimentare, c'è un'emergenza di tipo idrico che è stata già in qualche maniera portata ancora non alla ribalta, ma è stato detto molto chiaramente al World Economic Forum che, visto che l'anidride carbonica non la stiamo comprendendo, l'acqua saremo in grado di capirla nel momento in cui magari inizieranno a razionalizzarla, cioè a renderla disponibile in maniera differente. Sappiamo che si sta affacciando questa ipotetica malattia X. Tra l'altro ricordo che la malattia X ha fatto proprio come nome la sua comparsa intorno agli anni 60, quando c'era una patologia di cui non si riusciva a capire bene la natura, e l'hanno chiamata di tipo X, salvo poi accorgersi che era collegata molto probabilmente all'uso del DDT. Quindi non è neanche un termine particolarmente nuovo. Quello che è nuovo è che un apparato che pretende di definirsi scientifico possa in qualche maniera dare delle informazioni tipo: la prossima pandemia causerà 20 volte il numero dei morti che è stato causato da quella del Covid. Ora, non è che ci vuole un genio a capire che è un numero, quindi c'ha un significato in teoria numerico. Quindi immaginare di sapere che c'è un agente patogeno che al momento è sconosciuto, ma già sappiamo che farà quel numero di morti, ovviamente non è scienza, è pura propaganda. Perché se io non conosco neanche la gente, come faccio a fare un'ipotesi di qualunque cosa? Ma in questo momento, siccome stiamo vivendo in un periodo nel quale la verità scientifica semplicemente non esiste in quanto tale, esiste una propaganda che è stata portata avanti e che viene portata avanti, è la maniera ed è la leva attraverso la quale si fanno i cambiamenti nel nuovo mondo occidentale. Cioè, attraverso la frase "lo dice la scienza". Anche in questo caso lo dice la scienza che arriverà questa patologia. Chiaramente questo serve a portare il livello di attenzione, come dicevi, a lasciarlo particolarmente alto, a fare in maniera che le campanelle dell'allarme non smettano mai di suonare, anche perché se smettono di suonare e il cervello riprende in qualche maniera a ragionare, probabilmente anche i colleghi inizierebbero a unire dei puntini che probabilmente non si vuole invece che si possano in qualche maniera comprendere. Altrimenti si capisce esattamente che cosa è successo in questi anni. Il vero problema è la direzione nella quale stiamo andando globalmente parlando, sempre nel mondo occidentale, per quello che riguarda "lo dice la scienza", che fa rima con "io ho fede nella scienza", che è una delle frasi più assurde che si possa sentire in qualche maniera pronunciare oggi. Però di fatto siamo arrivati a un credo scientifico vero e proprio, del quale la gente in qualche maniera o fa parte, oppure se prova ad avere una qualunque opinione, seppur basata su dati magari pubblicati, semplicemente deve essere messo all'ombra, perché in qualche maniera ciò che sta dicendo è scomodo. Ricordo quando un collega negli anni scorsi mi disse che io stavo facendo un gravissimo disservizio a tutta la comunità scientifica, perché i medici dovevano dare un'opinione unica e compatta su quello che stava accadendo. Risposi all'epoca che non eravamo in Cina e non c'era bisogno quindi che tutti dessimo la stessa opinione, soprattutto nel momento in cui questa opinione in realtà era appunto solo un'opinione, non c'era niente né di dati né di scientifico. Chiaramente la strada è tracciata, non è che c'è possibilità dall'establishment di tornare indietro. Ci sono dei risvolti molto preoccupanti però. Il primo è che le eventuali sperimentazioni già sono state fatte in maniera ridicola, direi, durante l'approvazione emergenziale, perché eravamo nella pandemia e sembra che non avessimo altri tipi di scelta. Allo stesso tempo, quello che stanno facendo adesso è dire
siccome abbiamo inoculato queste sostanze, che sono terapie geniche ovviamente, mRNA o DNA che siano, a miliardi di persone, abbiamo empiricamente mostrato che sono sicure ed efficaci. Il cambiare le lettere, cioè le lettere delle basi all'interno dell'RNA o del DNA, non fa nessuna differenza, per cui nella sperimentazione non la faremo neanche più. Ancora di più, quello che è stato il cancelliere inglese ha detto al World Economic Forum che alla prossima pandemia, al posto di avere un vaccino in 8 mesi, ce l'avremo in 1 mese utilizzando l'intelligenza artificiale. Questo significa 2 cose a un osservatore che prova a usare un minimo di logica. La prima è che non ci sarà nessuna sperimentazione, perché un vaccino preparato in 1 mese chiaramente significa, ancora una volta, che non c'è bisogno di scoprire niente al riguardo. La seconda lascia un dubbio, cioè il fatto che se si è veramente in grado ipoteticamente di creare qualche cosa del genere, magari l'agente patogeno lo conosci già prima, visto che c'è una questione ancora oggi del tutto irrisolta, che è quella per esempio della natura della pandemia che abbiamo appena attraversato. Ricordo che sul SARS-CoV-2 c'è una sequenza di 19 aminoacidi che è brevettata da Moderna. C'è una possibilità su 3 triliardi che questo accadesse naturalmente. Questo non lo dico io, ma l'ha pubblicato addirittura Palù, che ha appena lasciato la presidenza dell'AIFA, oramai credo 1 anno e mezzo fa, su un articolo. Quindi il fatto che ci sia la firma della casa farmaceutica che poi ha portato i brevetti e i vaccini sul virus che ha causato tutta la problematica, mi sembra che sia un qualcosa che sia passato assolutamente sotto traccia. Le implicazioni ovviamente credo che sono abbastanza comprensibili. C'è solo da sperare che la maggior parte dei colleghi che oggi non si sta vaccinando e quindi ha forse percepito che nella narrazione che è stata raccontata qualche imprecisione a dir poco c'era, in realtà possano aprire di più gli occhi e avere il coraggio di affrontare quello che non si è ancora mai fatto, cioè di sedersi intorno a un tavolo e discutere di quelli che sono i dati a disposizione nella letteratura scientifica, che a oggi smontano qualunque cosa sia stata fatta negli ultimi 3 anni, e parlo di lockdown, parlo di mascherine, parlo di distanziamento sociale e di effetto della vaccinazione. In letteratura è stato pubblicato che nessuno di questi interventi ha ottenuto l'effetto desiderato, però ce l'hanno fatti fare e probabilmente, secondo il piano dell'OMS, in realtà questa è la strada tracciata per le future pandemie. Ne usciamo come? Intanto non approvando questo trattato pandemico dell'OMS e neanche i regolamenti internazionali, perché il trasferimento delle capacità decisionali di uno Stato a livello medico-scientifico non può passare in mano a un'organizzazione che ha dimostrato de facto nella vita reale di tutti i giorni di aver sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare e che piuttosto che rendersi conto delle proprie responsabilità continua ad andare avanti avvocando per sé diritti ancora più grossi che potrebbero dare la possibilità all'OMS, che purtroppo rimane finanziata intorno al 70-80% da privati, anche nel caso di una possibile pandemia, quindi neanche certificata, dire che cosa uno Stato debba fare o non fare, e la strada è sempre la stessa. Grazie mille. Mi raccomando, i microfoni più possibile vicino alla bocca, in modo tale che ci sentano anche in fondo. A Giorgio Bianchi vorrei chiedere qualcosa che riguarda un tema diverso, che è quello del conflitto in Ucraina, perché lo conosce molto bene, no? E anche per la contingenza, appunto, diciamo, da calendario, visto che oggi ricorre il 2° anniversario dall'inizio della fase calda del conflitto, come abbiamo iniziato a conoscerlo purtroppo tardivamente. Ma dal punto di vista comunicativo, in realtà, non è che sia cambiato granché nel modo di affrontare questa guerra rispetto a come era stato affrontato ad esempio il Covid-19, quindi l'emergenza pandemica. Perché? Perché fin da subito sembrava quasi tutto chiaro a leggere i media, no? Sembrava tutto scritto, sembrava che sarebbe destinato a finire tutto nel giro di poco tempo, che la situazione era praticamente sotto controllo e che le contromisure che in quel caso dal punto di vista anche politico-militare l'Occidente avrebbe potuto offrire
per fare in modo che questa crisi si risolvesse rapidamente sarebbero state così efficaci che nel giro di 2 settimane, 3 settimane, 1 mese sarebbe finito tutto e la Russia sarebbe stata, tra virgolette, obbligata a richiamare le sue truppe. Siccome poi appunto oggi sono passati 24 mesi e la guerra purtroppo va avanti, allora io vorrei chiedere a Giorgio Bianchi a che punto siamo in questo momento e quali sono gli scenari che magari dovremmo aspettarci da qui alle prossime settimane. Non andrei troppo oltre, visto che comunque siamo nel campo dell'imprevedibilità. Allora, intanto buonasera a tutti, intanto grazie di essere qui così numerosi, un ringraziamento speciale agli organizzatori dell'evento. Non è scontato riuscire a organizzare eventi di questo tipo e di questo livello partendo dal basso. Io partecipo a tanti eventi e devo dire, non vorrei perdere un po' di tempo, ma lo ritengo doveroso ringraziare e soprattutto congratularmi, quindi questo secondo me è dovuto, veramente bravi. Poi scendendo nel merito della domanda che è stata fatta, secondo me l'attinenza che noi abbiamo tra, la domanda ci arriverò, però alla premessa la domanda, l'attinenza che noi abbiamo tra la pandemia, la guerra, mettiamoci anche il riscaldamento globale, vale a dire la gestione, no, di questi eventi epocali oramai ricalca uno schema collaudato, vale a dire quello che io ci ho scritto un saggio, governare con il terrore, no? Quello di in qualche modo ventilare sulla popolazione degli scenari catastrofici in modo tale che si attivino nelle popolazioni delle dinamiche di branco che ben descrisse Gustave Le Bon oramai più di un secolo fa, secondo il quale i gruppi di esseri umani tendono a compattarsi, ad agire appunto come un branco di pesci o come i tonni all'interno di una tonnara se sottoposti a stimoli di paura sostanzialmente. Quindi noi abbiamo i media, abbiamo questo terrorismo mediatico, questo bombardamento continuo e le popolazioni vengono indotte ad assumere determinati comportamenti. Il problema, molte volte mi è stato detto, no, se ci si è domandati, ma il virus esiste, non esiste, il riscaldamento globale esiste, non esiste. Qui il problema non è domandarsi se il problema esiste o non esiste, qui il problema è ogni volta nelle risposte che vengono date al problema, no? La pandemia, qui non è interessante, cioè, qui il problema è che è stata una serie di risposte calate dall'alto, in cui era vacciniamo tutta la popolazione, facciamo tamponi, imponiamo il Green Pass, senza che ci fosse un'idea di dove si sarebbe andati, un'idea dei risultati. La guerra in Ucraina non è che fa differenza, l'unica soluzione è armare l'Ucraina, protrarre il conflitto, sconfiggere Putin sul campo. Tutte le altre opzioni non vengono minimamente esplorate, non vengono minimamente prese in considerazione. Stesso discorso per il riscaldamento globale, butta la caldaia, butta la macchina, no? E anche lì, no, riduciamo i livelli di CO2, tu cittadino devi cambiare il tuo stile di vita, noi che siamo in alto, no, noi continuiamo ovviamente ad andare a Davos con il nostro jet privato, continuiamo a fare esercitazioni militari in Europa, continuiamo ad utilizzare un santuario come la Sardegna come un poligono di tiro, continuiamo a sganciare chilotoni di bombe in Ucraina, chilotoni di bombe in Palestina. Una stima recente di un gruppo di ricercatori ha stimato che in Palestina, vale a dire in un fazzoletto di terra, che era una sorta di lager a cielo aperto, sono state sganciate una quantità di bombe pari alle 2 atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Quindi insomma, però a te sostanzialmente ti dicono che devi cambiare la panda per risolvere il problema del riscaldamento globale. È sempre un problema, non tanto, innanzitutto secondo me il problema è indotto attraverso la propaganda, perché si vuole portare la popolazione in una determinata direzione. La soluzione
soluzione è una soluzione che è stata preventivata in anticipo, come ha detto giustamente Vanni prima, cioè lì già si sapeva la sequenza, già probabilmente era pronto il vaccino e quant'altro, no? E quindi la soluzione era quella già predisposta da tempo. Stesso discorso vale per la guerra, per il riscaldamento, qualsiasi problema che vi venga in mente. Tutto, e qui vengo alla risposta alla domanda, tutto sta andando in una determinata direzione, l'abbiamo visto durante la pandemia, anche lì è stato utilizzato un linguaggio che tutti noi potremmo definire un linguaggio bellico, no? La guerra alla pandemia, bisogna combattere una guerra contro la pandemia, come disse Pregliasco, chi non si vaccina è come un disertore e andrebbe fucilato, i dissenzienti sono inquadrati come terroristi interni, no? Come con delle categorie denigratorie, e poi per non parlare delle zone rosse, del coprifuoco, cioè tutto un linguaggio bellico e anche gli atteggiamenti che doveva assumere la popolazione ricordano un po' quel tipo di movimenti che si fanno durante il CAR, no? Durante l'addestramento delle regole, cioè tutta un qualcosa che non ha un senso pratico, ma che viene fatto semplicemente per annientare l'individualità, annientare la volontà e abituare le persone ad eseguire ordini, tant'è che oggi con una velocità incredibile noi ci troviamo di fronte a delle ipotesi, no? Cioè noi per esempio io durante la pandemia dicevo con largo anticipo, guardate che questi fra un po' faranno lavorare solo quelli che avranno la certificazione vaccinale o manderanno a scuola solo i bambini che hanno la certificazione vaccinale. Ebbene, trovavo gente che mi dava del complottista, ma che stai dicendo, sono idiozie, non accadrà mai. Poi quando accade queste persone erano già pronte e avevano già accolto questi provvedimenti li avevano fatti propri, cioè quindi un mese prima mi dicevi che era assurdo, un mese dopo è giusto, cioè quindi voi pensate con quanta rapidità galoppa la propaganda, no? E quindi oggi noi stiamo andando, in realtà già ci siamo dentro, non è che stiamo andando, già ci siamo dentro uno scenario di guerra. Se voi andate e vi vedete le cause della prima guerra mondiale, le cause della seconda guerra mondiale, se andate ad analizzare quello che avveniva in quelle società immediatamente prima che accadessero queste catastrofi, voi vedrete che i media, i politici, gli influencer, i cosiddetti intellettuali stavano facendo esattamente quello che stanno facendo oggi i nostri media, i nostri politici, i nostri intellettuali, cioè quello che prima era assurdo. A seguito dell'apertura di diverse finestre di Overton, questo termine che oramai è entrato nel linguaggio comune, è diventato normale, è diventato accettabile, si parla di armi nucleari, si accetta un genocidio come quello che sta avvenendo in Palestina con nonchalance, come se niente fosse, si parla di possibile invasione dell'Europa, si parla del nuovo Hitler, no? E qualsiasi circostanza viene utilizzata per riaccendere il fuoco, vedi adesso la morte di Navalny, no? In cui è già stato imputato Putin, e in cui ed è stato un evento che è servito esclusivamente per riaccendere tutta la macchina della propaganda. La domanda che io pongo, ma io la risposta già me la sono data, è: tutto questo tantam di guerra dove porta? Porta alla guerra, inevitabilmente. E voi vi trovate un'opinione pubblica che è già preparata alla guerra, che è già introiettato un certo modo. L'altra sera Rampini in televisione ha detto tranquillamente: io faccio un mea culpa. E tu ti aspetti di dire, oh, meno male, cioè, rilanciamola. No, non è più democrazia, no, ci vuole più guerra, ci vuole più coinvolgimento diretto della NATO. E questo va esattamente in quella direzione lì, e io non, sinceramente non vedo nulla se non queste poche lodevoli iniziative per affrontare il tema. E poi chiaramente, poi magari ne parleremo dopo, quindi cedo la parola agli altri relatori, ci sono tantissimi altri aspetti, ma per quello che riguarda la guerra in Ucraina, per quello che riguarda quello che sta avvenendo a Gaza, perché anche lì noi capiamo che quello è solo l'inizio di un qualcosa, cioè è evidente che lì il conflitto si allargherà, è evidente che l'obiettivo lì è l'Iran, come l'obiettivo in Europa è la Russia, come l'obiettivo in Estremo Oriente è la Cina. Noi abbiamo tre direttrici di guerra, una direttrice è in mano all'Europa occidentale ed è la guerra contro la Russia, perché anche Trump ha parlato, io fermo il conflitto, ma con le sanzioni che fai? Hai detto una parola sulle sanzioni, le toglierai le sanzioni o resteranno? Le sanzioni è un atto di guerra, è un assedio, quindi la Russia rimarrà sotto assedio anche se non minacciata direttamente?
quello che avviene in Palestina, la direttrice è l'Iran e la guerra all'Iran probabilmente la farà Israele, che è un fortino riempito di carne da cannone dell'Occidente in Medio Oriente. E poi c'è l'estremo oriente, la Cina, ne ha parlato Stoltenberg pochi giorni fa dicendo che la Cina va rimessa al suo posto, l'ha detto Bannon recentemente in un'intervista che è riportata puntualmente da Francesco al Controcanto, e lì abbiamo il patto AUKUS, quindi tre direttrici e un mondo che va dritto sparato verso un conflitto su larga scala. Grazie mille. Mi dicono dalla regia che magari i microfoni fanno un po' di interferenza con gli smartphone, quindi se possono essere disattivati forse è meglio. E passiamo appunto, siccome è stato citato, a Francesco Toscano e magari anche al Controcanto. Perché? Perché il modello di comunicazione, i modelli di comunicazione che sono stati introdotti e descritti possono in qualche modo essere anche smascherati, sbeffeggiati, messi un po' alla berlina da chi invece vuole provare a fare un altro tipo di informazione. Il caso di Francesco Toscano e di Visione TV, insomma in tutto l'arcipelago informativo che gli gravita attorno è tra questi, quindi volevo chiedere a Toscano in cosa questo tipo di schema può essere scardinato. Sì, grazie per la domanda, grazie a tutti voi che siete oggi qui con noi e ai relatori che mi hanno preceduto. Ecco, siamo entrati direttamente dentro il problema principale, che è rappresentato proprio dalla violenza e dall'impazzimento di un sistema informativo mainstream che in realtà tutto fa tranne informare. Noi abbiamo vissuto un periodo della nostra storia nel quale effettivamente era possibile provare a avviare una sorta di dialettica nel merito delle cose. Ci sono stati dei momenti in cui anche i giornali, nelle mani dell'oligarchia finanziaria, avevano il coraggio di pubblicare analisi, editoriali, ragionamenti di pensatori non allineati. E c'è stato un momento in cui il sistema effettivamente aveva la capacità di prevedere e tutelare l'esistenza di posizioni anche radicalmente, anche violentemente in contrapposizione, che però garantivano una tenuta complessiva del sistema. Quel mondo è tristemente e pericolosamente finito. E guardate che oggi la casta sacerdotale che manifesta fanatismo peggiore rispetto all'esistenza di voci, anche singole, dissenzienti, rispetto al pensiero elaborato nei centri del potere globalista, dicevo, i cani da guardia più feroci che ringhiano con maggiore violenza non sono tanto i burattinai politici chiamati a ripetere come tanti pappagalli le indicazioni che provengono dai veri centri decisionali, da Davos e dintorni. Sono per l'appunto i giornalisti che non fanno più quel mestiere, ma sono i veri custodi del politicamente corretto. Per cui le poche volte in cui mi è capitato di essere invitato in qualche... E poi una bella esperienza, una di quelle esperienze al limite estreme, no? Come buttarsi senza paracadute da qualche parte o provare a fare lo stretto di Messina a nuoto. È una di quelle esperienze, dice, l'ho fatto, sono vivo, mi rimane come curriculum. Ma le poche volte che sono stato invitato in questi luoghi danteschi, no? Questi oscuri studi televisivi, tu hai immediatamente la percezione, cioè tu che non sei abituato a frequentare quei consessi, cioè che non sei parte di quel circo che poi va sempre in giro, no? Sono sempre gli stessi che però cambiano studio televisivo, un po' come il circo Orfei cambia città, ecco, quelli sono sempre gli stessi 10-15, no? Che si portano insomma, tutto quello che serve per mettere in scena sempre lo stesso spettacolo. Allora tu hai immediatamente la percezione
di non giocare in trasferta, ma di essere lì, insomma, come una specie di San Sebastiano, pronto per essere colpito da mille frecce. Io ad esempio lo dico anche con simpatia, la prima esperienza di questo tipo l'ho fatta negli studi televisivi di un uomo, mi faceva anche tenerezza, no? Nel modo, come dire, anche un po' puerile di raccontare le cose, no? Così smaccatamente, grossolano e semplicistico da risultare innocuo. E quel giornalista di Rete 4 che ha un cognome uguale a un capoluogo della Puglia, Brindisi mi pare che si chiama, Brindisi, no, un attimo non mi veniva. È una persona anche garbata, cioè fuori ci si può parlare, cioè non morde a microfoni spenti, no? Ha modi anche umani, cioè parla come gli altri, saluta, si muove, cioè è come gli altri. Poi quando invece però si va in, si accendono le, si trasforma. E allora diventa come morso da, insomma, da una tarantola, si renzullizza, no? Ve la ricordate quella di Forza Italia? Per cui qualunque cosa tu dica che va un minimo, no? in rottura con la narrazione prevalente, allora parte il solito schema che è sempre uguale. Il regista inquadra uno che muove la testa così, no? Come se avesse... Perché poi lo schema si ripete, no? Allora tu non inquadri più te. La regia inquadra quello che sta a fianco, che ha il compito, forse insomma, il torcicolo, che sta tutto il tempo così, come se dicesse no, no? E invece parli tu, poi tu non te ne accorgi perché lo vedi da casa l'effetto finale, no? Quindi sei tu che parli, questo che fa così come un orologio a pendolo, e un altro che fa finta di indignarsi, oddio, è arrivato il Novax, la cosa. E questo spettacolino si ripete sempre, stancamente, continuamente, con le stesse formule, con gli stessi metodi. E il risultato finale di queste operazioni è che l'unico che ragiona, cioè chi prova ad argomentare, sembra pazzo. L'orologio a pendolo, quello che si straccia le vesti, chi grida, sembra normale. No? Quindi c'è un'inversione totale, non è il luogo della, è il luogo dell'inversione totale, il mainstream, della realtà e della verità. Ora, tu dici il controcanto come nasce? Beh, il controcanto nasce innanzitutto per cercare di togliere questa maschera di finta neutralità ad un sistema che non è neutrale. I giornalisti oggi sono i veri politici al servizio del potere non eletto. Questo fanno. Sono i maggiordomi e i burattini, molto semplicemente... dei signori che li pagano. Ora, a me una volta mi è capitato di trovare uno che lavorava per gli Elkan Agnelli, no? Che hanno un sacco di giornali, c'è la Repubblica, la Stampa, poi c'è Molinari che è riuscito a fare crollare la Repubblica ad una velocità superiore a quella del suono, e non era facile, no? Che perde così tante copie che non la legge più nessuno, però continuano a mantenere il controllo su alcuni evidentemente strumenti mediatici che servono, visto che sono in perdita, servono su altri tavoli. Ecco, non ci vuole un grande complottista per rendersi conto che se tu investi in un settore che è strutturalmente in perdita, evidentemente ne stai facendo un investimento economico che ti ritorna su un altro livello, a meno che non vogliate pensare che John Elkann sia davvero un filantropo che sta qui per imporre la verità a costo di perderci denari. Ecco, ma qui entriamo nel campo della psicologia, della malattia psiquiatrica. Questo signore, guarda caso, i suoi giornali fomentavano il terrorismo sanitario e vendeva mascherine. I suoi giornali alimentano la necessità di riempire il paese di armi e ha interesse nel mondo delle armi. Ora, dico io, sarà normale tutto questo? È possibile vivere dentro un mondo dove il conflitto di interessi non indigna più nessuno? È possibile. Poi ogni tanto vengono da noi, qualche scienziato fa, ma Visione TV vive di donazioni. Certo, noi non prendiamo il treno per Foggia insieme ad Alan Elkann, che non so se l'hanno ritrovato, poi che hanno fatto un bel servizio. Noi purtroppo viviamo con questi pochi soldi che ci mandano, che ci manda il pubblico di Lanzichenecchi probabilmente, ve lo ricordate? Anzi, voglio esprimere davanti a voi solidarietà nei confronti di quest'uomo che ha subito un... Cioè, lo sapete che ha avuto la sfortuna di prendere un treno, credo da Benevento per Foggia, e ha incontrato un'umanità inferiore, diciamo sudaticcia, no? Fatta da ragazzini che anziché parlare di Prost, che non è l'ex pilota di Formula 1, di Mansell, no? Parlavano di cose un po' più banali, parlavano
mi pare di calcio e frega, e quest'uomo è rimasto così impressionato da sentire il bisogno di vergare un indignato editoriale che poi il giornale del figlio gli ha pubblicato. Ecco, questo è il livello, secondo me questo caso, questo esempio mostra in pieno qual è il livello del giornalismo italiano, una cosa al limite tra il grottesco e il patetico, e noi siamo schiacciati in mezzo a queste, a questi due fenomeni. Di fronte a questa realtà si può reagire fondamentalmente in due modi: prendendolo in giro, come proviamo a fare noi, o indignandosi. Ma il mio invito è quello di sorridere, perché queste persone, per la poca qualità e per la mancanza di fantasia e preparazione, non meritano neanche la vostra indignazione. Grazie. Grazie mille a Francesco Toscano. Io torno da Vanni Fragliese per, anche qui, per un collegamento con l'attualità, perché parlavamo prima, no, dell'OMS, abbiamo citato insomma alcuni organi che sono stati centrali al momento della come dire, di dettare, di dover suggerire le linee guida da tenere nei vari paesi per contrastare la pandemia. Poi però capita che qualche giorno fa, no, sento l'OMS che dice: ah, ma noi non abbiamo imposto nulla a nessuno, noi non abbiamo detto ai governi di dover attuare lockdown, e non abbiamo obbligato nessuno a vaccinarsi, ad adottare Green Pass, eccetera, eccetera. Quindi, siccome prima abbiamo parlato, no, della prospettiva futura, che alcuni di questi episodi potranno ripetersi, anche perché altrimenti non sarebbe necessario stipulare un trattato pandemico, ecco, a me sembra che si stia già preparando anche la scarsa assunzione di responsabilità, in modo che non si possa poi identificare un nemico, un responsabile, cioè la colpa di chi è quando viene attuata una strategia che si rivela totalmente fuori di testa, ancorché poi magari liberticida, dittatoriale, tutto quello che sappiamo e che abbiamo provato sulla nostra pelle. Cioè la sensazione non è che ci sia l'intenzione di sparigliare le carte talmente tanto in modo tale che le singole persone poi non sappiano con chi devono prendersela. No, intanto è interessante, no, perché hanno detto appunto che loro non hanno obbligato nessuno perché non avevano la capacità, quindi ce la stanno chiedendo adesso. È molto logico, quindi quello che hanno suggerito è stato fatto. Però hanno detto: però non è mica colpa nostra, noi abbiamo solo suggerito, voi eventualmente avete utilizzato chi in una maniera, chi in un'altra, anche perché la risposta alla pandemia non è stata univoca. Anzi, da questa differenza di vedute, e non voglio citare la Svezia che è fin troppo nota per alcune questioni, ma anche se si vanno a vedere quello che è successo per esempio in paesi che, ricordandosi la maniera in cui un governo di tipo totalitario si muove, avendolo già sperimentato sulla propria pelle, parlo soprattutto diciamo delle repubbliche dell'Oriente europeo, in particolare per esempio la Romania, quel tipo di comunicazione pervasiva che non permette la possibilità né di un dialogo né di un confronto, neanche di un'analisi serena di quello che sta accadendo, lo avevano già sperimentato. I dati che sono oggi disponibili, per esempio, dalla Romania, dove hanno un tasso di vaccinazione completamente diverso, sono in disaccordo con il resto dell'Unione Europea, e sarebbe da chiedersi il perché. Anche perché ancora oggi si va avanti con questa narrativa che anche lo stesso ex ministro che faceva prima l'assessore lì, mi sembra all'urbanistica di Potenza o qualcosa del genere, continua a dire che per esempio la vaccinazione ha salvato milioni di vite, 20 milioni. Questi sono dei dati che sono non campati in aria, sono semplicemente privi di alcun significato, e sono gli stessi dati che utilizza l'OMS per dire che, al di là di quello che la gente può aver percepito nella propria vita, cioè che quel 95% di efficacia dal manifestare qualunque sintomo della Covid, perché questo era stato detto all'inizio, era una baggianata clamorosa, che i governi stessi sono stati loro a dire che per esempio questi prodotti avrebbero impedito la trasmissione della malattia. In realtà l'apparato farmaceutico questo non l'ha mai detto, e in realtà le cose sono andate così, perché la sperimentazione questo per esempio non lo vedeva neanche lontanamente. Quindi quello che stanno comunque di fatto è sempre distorcendo con la stessa metodologia che stiamo vedendo in maniera trasversale, perché riguarda
il climate change. La gente si dimentica che il climate change è stato riproposto dopo che il global warming o riscaldamento globale ci ha pensato Assange a far vedere che cosa fosse in realtà, e sta ancora in carcere per questa ragione, fondamentalmente. È paradossale, no, vedere quello che accade, ovviamente, no? Da una parte c'hai i filantropi americani che rientrano in quel 70-80% di fondi che vengono dati dai privati all'OMS, in questo concetto, tra l'altro, che viene portato avanti dappertutto come il modello virtuoso, e viene proposto sempre dagli stessi personaggi, tra l'altro, che è questa partnership pubblico-privata, che suona benissimo. In realtà, nel momento in cui esiste una partnership pubblico-privata, l'OMS, per esempio, che nasce come emanazione dell'ONU, però finanziato dagli stati, il che vuol dire che ha nel suo massimo interesse quella che dovrebbe essere la salute delle popolazioni di quegli stati, nel momento in cui deve la stragrande maggioranza dei propri fondi, dei propri stipendi incredibilmente alti, del proprio passaporto diplomatico e di tutto ciò che in qualche maniera si può venire a contatto se si entra a far parte di questo tipo di realtà, non siano collegate, come dicono gli americani, no strings attached, cioè io ti do i soldi ma in realtà non pretendo niente. Peccato che gli stessi che gli danno i soldi sono sempre le stesse organizzazioni che poi portano per esempio alla vendita dei vaccini come unica frontiera per contrastare le pandemie future. Sono state le stesse, diciamo, organizzazioni che in qualche maniera fin dall'inizio della storia, lo ricordo, hanno per esempio detto che non esisteva nessuna forma di terapia per un virus, come se all'improvviso la conoscenza medica venisse azzerata di colpo perché il virus è nuovo, quindi non sappiamo niente. Non sappiamo la durata dell'immunità, non sappiamo come trattarlo. Ma la cosa allucinante è stata la compiacenza della stragrande maggioranza dei colleghi medici, perché il vero problema di questa storia nasce, anche se poi è stato propagandato dalla televisione, da tutto il resto, nasce comunque con la compiacenza dei medici, medici che però sono diventati compiacenti nei fatti una volta che è arrivato l'obbligo vaccinale. Perché prima dell'obbligo vaccinale, così come oggi, la percentuale di medici che avevano deciso che fosse saggio prendere un prodotto genico a RNA o DNA che fosse, con 40 giorni di sperimentazione alle spalle e un'incognita completa su quello che sarebbero stati gli effetti possibili avversi a medio e a lungo termine, cosa che ovviamente è impossibile da sapere perché non è passato il tempo, è lì che la questione è rimasta in qualche maniera a mezz'aria. Cioè i colleghi ancora pensano che la struttura, chiamiamola di comando, simile a quella militare, come è stato detto prima, se è virtuosa può anche essere un qualcosa di significativo. Se però è intrinsecamente correlata a un conflitto di interessi, come dicevamo prima, è chiaro che quello che viene prodotto non può essere una misurazione oggettiva dalla realtà. Che perché Gates l'ha detto molto chiaramente, non esiste oggi una forma di investimento, probabilmente neanche la guerra, che ti dà 20 volte in un anno quello che tu hai investito se becchi le tempistiche giuste. Quindi pensare che tutto questo, che i cosiddetti, l'equivalente degli oligarchi russi, diventino improvvisamente dei buoni filantropi perché sono di fatto americani, voglio dire, è un concetto che ancora oggi rimane abbastanza incredibile. Di fatto, comunque ci troviamo a un bivio, perché un'elite transnazionale, chiamiamola così, sta spingendo moltissimo perché si possa arrivare a un controllo globale centralizzato di quello che accadrà nelle prossime pandemie, e che quel potere che in teoria non hanno avuto ma che avrebbero voluto avere ce l'abbiano questa volta finalmente a disposizione. Il punto è, tra l'altro, visto che siamo sudditi o sovrani, la sovranità appartiene al popolo, non mi pare che sia andata così, non mi pare che stia andando così. Se uno facesse, uscendo dal mio campo, per esempio, facesse un qualche sondaggio sapendo quanti degli italiani, per andare a difendere l'Ucraina in una storia estremamente complicata nella quale neanche lontanamente entro perché aspetta ovviamente a qualcun altro, sono d'accordo per esempio di arrivare a una guerra conclamata.
Io credo che oltre 9 su 10 direbbero no, guarda, francamente non siamo disposti a rischiare di avere testate nucleari che ci finiscono in testa per difendere una storia che francamente tanto trasparente non è. Eppure questo non importa a nessuno. Il popolo ha dimostrato nei fatti di essere suddito proprio quando è arrivato il momento in cui deve dimostrare di essere libero. Il popolo dovrebbe essere sovrano. Ricordo ancora oggi che se qualcuno si permette di parlare al popolo, come a volte facciamo noi che siamo presenti su questo, in questo teatro oggi, tu vieni definito come populista, il che significa che non ti viene data neanche, cioè se parli al popolo sei populista, non sei degno di essere ascoltato, perché in realtà chi governa, chi decide, non è affatto il popolo. Credo che questo punto chiave dovrebbe essere in qualche maniera forse quello più facile da veicolare agli altri, perché si possono avere posizioni differenti su varie questioni, più o meno informati che si sia, perché più tu ti informi più l'opinione diventa esattamente diametralmente opposta a quella che viene propagandata. Ma allo stesso tempo c'è bisogno in qualche maniera di far crescere il numero di persone che si rendono conto che oramai, lo ha detto lo stesso ministro Crosetto in un tweet qualche tempo fa, che lui ha dovuto farsi la terza dose del vaccino per riprendersi i diritti costituzionali che gli erano stati tolti. Allora, se sono stati tolti a lui, sono stati tolti anche al resto degli italiani, che per riaverli hanno dovuto in qualche maniera sottostare a un diktat che tra l'altro di scientifico non aveva niente, perché adesso questo credo che sia conoscenza comune. Il vaccino non impedisce la trasmissione, ma su questa, che è una palese bugia che era nota fin dall'inizio, era nota a tutti i livelli, a livello del governo, a livello dell'EMA, a livello dell'AIFA. L'unica parte della popolazione a cui questo non era noto e a cui questa, scusate, cazzata è stata fatta bere, è stata il popolo. Se il popolo può essere manipolato dal governo e dagli enti regolatori con delle bugie che è noto a loro stessi che sono bugie, allora la domanda è di un altro livello. Visto che non è il popolo sovrano, perché può essere preso in giro in qualunque forma, in qualunque maniera, allora gli interessi di chi stiamo portando avanti? Molto spesso con le domande si ottengono nelle persone che hanno posizioni fisse la possibilità di accendere il cervello in una maniera diversa. Grazie. Giorgio Bianchi, tra le varie tesi precostituite che erano state diffuse all'inizio del conflitto in Ucraina, ce n'era anche una, e cioè quella una un po' particolare, nel senso divertente, a 2 anni di distanza, tra le varie, cioè quella dell'isolamento della Russia al cospetto del resto del mondo. Oggi la sensazione è che la Russia non solo non sia isolata, ma che non lo sia mai stata fondamentalmente, e che invece coloro che volevano coalizzarsi tutti insieme contro la Russia siano a loro volta frammentati, o comunque si siano creati degli schieramenti facenti parte di questo concetto, no, molto in voga negli ultimi anni, del mondo cosiddetto multipolare. Cioè, è un effetto collaterale scatenato dal 24 febbraio che l'Occidente evidentemente non aveva considerato a sufficienza? Ma guarda, a me quello che sconcerta è il fatto che la loro narrazione viene sconfessata dalla realtà quando ancora è in circolo, no? Cioè, un conto tu dici la guerra in Iraq, no? Noi lo sapevamo che era basata su presupposti falsi, no? Lo immaginavamo, no? Colin Powell con la fialetta delle urine, che cosa contenesse quella fialetta non si è mai capito sostanzialmente, no? Le armi di istruzione di Saddam Hussein, no? Quindi 600.000 civili morti, 3.000 miliardi di dollari spesi, un paese devastato, le cui conseguenze ancora le vediamo oggi, tutto basato su presupposti falsi, no? Julian Assange, il suo lavoro, Abu Ghraib, tutti i massacri, l'Afghanistan, idem con patate e quant'altro, no? Però insomma,
ci sono voluti un po' di anni, no? Io ricordo sempre l'intervista sconosciuta ai più, Ahmed Chalabi, no? Questo personaggio che era colui che aveva di fatto aiutato l'intelligence straniera a redigere il falso dossier sulle armi di distruzione di massa. È stato raggiunto da una giornalista di Frank Sank, lui ha parlato di nuovo, ha vuotato il sacco, ha detto che quel dossier era falso, ma è stato proprio costruito come un dossier falso che servisse da pezza d'appoggio per scatenare una guerra che era già stata decisa a monte, diciamo, no? Non un mese dopo, non una settimana dopo, il giorno dopo è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo. La giornalista ha acchiappato tutto, il primo aereo, e se è tornata in Francia, no? Ma insomma, questo ci è voluto del tempo. Cioè, noi abbiamo ancora, diciamo, la pandemia calda, che tutte quelle cose che noi avevamo detto si sono rivelate come vere, no? Quello che ha detto Vanni, cioè, non è che sono passati 10 anni. Ieri le ha dette, in tempi non sospetti, oggi sono vere, no? Stesso discorso per il conflitto in Ucraina. Io ricordo, noi... Ora, certe volte è brutto lodarsi, no? Ma io veramente ho la convinzione che il lavoro, per esempio, che abbiamo fatto con Francesco in Ucraina sia un lavoro di portata storica, no? Perché noi con pochi mezzi, mandando un reporter sul campo, l'abbiamo mandati nel pallone per settimane. Cioè, questi a un certo punto non sapevano più che pesci pigliare, no? Perché loro dicevano determinate cose, no? E noi le smentivamo. Cioè, a un certo punto Basurin, rapito dall'FSB, io 5 minuti dopo, io l'avevo visto la mattina a colazione. Cioè, l'avevo salutato la mattina. E questo risultava rapito dall'FSB, no? A parte lui disse, a parte che se mi aveva rapito io al limite dal GRU, no? Servizio segreto militare, non civile, no? L'FSB non rapisce un militare, viene il GRU a prendermi, no? Ma stava la mattina a far colazione, no? Tu lo vedi la mattina, no? E i soldati che combattono senza calzini, cioè io sono andato lì, scusate, questi, ce l'avete i calzini? Cioè, quello ha aperto la borsa, c'aveva pacchi di calzini, ma spessi 4 centimetri. Io non so, ci avranno gli anfibi di 3 taglie in più per portare quei calzini, no? Oppure con un reporter della RAI, no? Noi abbiamo fatto delle puntate per Report. Io non figuravo, io ero un fixer, ma le ho fatte. Poi vi dirò un aneddoto carino su Facebook. E insomma, questo qui è un caro amico che conosco da un sacco di tempo. Io l'ho fatto venire lì, abbiamo lavorato insieme. E andavamo con gli autobus che arrivavano da Mariupol, noi andavamo dalla gente col microfono, voi siete stati deportati? Perché sui giornali italiani si diceva che quella gente veniva deportata, no? E questi all'inizio ridevano, poi quando capivano che ero serio volevano menargli, no? Cioè, ma come, io sto là sotto le bombe, cioè, ma mi sono venuti a prendere rischiando e tutto, cioè tu vieni a... E i militari gli ponevi la domanda, voi state deportando la gente? Quelli dicono, non riusciamo a portare fuori quelli che vogliono andare fuori, portiamo fuori quelli che non vogliono venire fuori. Era tutto assurdo, no? E la pala, i badili, ve li siete scordati, no? I missili finiti a marzo, no? La cosa bella è che quando io ho postato le 2 puntate di Report, una si intitola I sommersi e i dannati, andatevela a vedere, l'altra non mi ricordo il titolo, ma la puntata I sommersi e i dannati l'ho postata sulla mia pagina Facebook, il fenomeno di turno è venuto e mi fa, ecco, così si fa giornalismo, no come lo fai te. Cioè... Cioè, voi capite? Cioè, l'avevo filmato io quelle immagini, capito? Cioè, l'ho portato io sotto... Cioè, Aidan Aslin, il volontario britannico, no? Lui ha chiamato la BBC col mio telefono, no? Perché noi eravamo in giro, a un certo punto ci chiamano e ci dicono guardate che c'è un prigioniero, un mercenario britannico che vuole parlare con la stampa, no? Io dico, no, vabbè, non ci impicciamo, lasciamo perdere. Tra l'altro, intervistare un prigioniero è anche contro la Convenzione di Ginevra, è un crimine, quindi non andrebbe fatto. Questo però insisteva, rischiava di essere condannato a morte, voleva essere scambiato, chiede di parlare con la stampa. E lui, col mio telefono, chiama la BBC, parla con la giornalista della BBC e fa un appello al proprio governo per essere scambiato. Secondo voi è uscita una parola sulla BBC di questa cosa? Cioè, tu hai una notizia che ti arriva direttamente in redazione di un tuo cittadino britannico che chiede al Presidente del Consiglio di essere scambiato, non esce una riga. La BBC è considerato un modello di giornalismo, non esce una sola parola. Vogliamo parlare di Marianna? No? Marianna?
che era il simbolo della resistenza ucraina, la barbarie di Putin e quant'altro? Io l'ho intervisto, la prima domanda che gli faccio, dico: scusami Marianna, ma tu come hai fatto a rimanere così fredda, così lucida, no? In mezzo a quel contesto di devastazione, tutti erano spaventati, cioè tu incinta, bombardamento, eccetera. Dice: beh, dire la verità, io vivevo a Makhievka, vicino a Donetsk, ho subito 8 anni di bombardamenti da parte degli ucraini, quindi io sono abituata alle bombe, ho visto gente morire, quindi per me non è normale. Cioè, quindi quella che era stata eletta a simbolo, no, della resistenza ucraina, in realtà era una che veniva dall'altra parte e per 8 anni è stata bombardata dagli ucraini e non aveva di sicuro simpatia. E oggi qualcuno si sorprende di trovarla a fare campagna elettorale per Putin, no? Eppure questa cosa li ha gettati nel panico, no? Perché loro avevano creato un simbolo, noi siamo andati lì. Poi dice, anche lei era stata rapita dall'FSB, ti ricordi? Anche lei rapita dai russi. Lei stava lì col marito, a bambina, trovata, intervistata, e qui è successo il panico. Abbiamo intervistato Maria Zakharova, no? Ti ricordi? Adesso si parla tanto dell'intervista di Carlson a Putin, per carità, la Zakharova non sarà Putin, ma un giornale che parla della nostra intervista, anche per darci dei cialtroni, esisterà. Sarà una notizia che un reporter e una televisione italiana intervistano la portavoce del Ministero degli Esteri russo, che dice cose importanti, e uno che riprendesse la parola? Chiudo per dire, no, di come un piccolo ingranaggio, un piccolo sassolino di sabbia, perché loro sistema, loro sembrano forti e invincibili, in realtà è tutto un castello di carta talmente grande e oramai i fatti viaggiano a una velocità che è 1000 volte superiore alle loro menzogne, quindi le loro menzogne sono in circolo nello stesso momento in cui la smentita entra in circolo e i due eventi convivono sotto lo stesso cielo e la gente non se ne accorge. Che la menzogna e la smentita della menzogna stanno sotto lo stesso cielo, nello stesso momento, unità di luogo, di tempo e di spazio. Cioè, quindi pensate al livello di ipnosi, no? Cioè, la stampa, giornale degli El Cananielli, pubblica in prima pagina un'immagine che io conoscevo benissimo perché l'avevo vista il giorno prima, di una strage avvenuta a Donetsk, e la spaccia per una strage russa in Ucraina. No? E noi l'abbiamo smentita in tempo reale, cioè non hanno fatto in tempo a avere la prima pagina che noi già un'ora dopo avevamo il giornalista che aveva fatto la foto, l'abbiamo intervistato, foto rubata, perché io ho contattato la TASS non l'aveva venduta, decontestualizzata, senza didascalia, in tempo reale l'abbiamo smentiti. Questo fatto è arrivato in Consiglio di Sicurezza dell'ONU, cioè partendo dal sassolino di sabbia, noi siamo arrivati al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove l'ambasciatore russo presso l'ONU ha denunciato questo fatto in Italia. Cioè, più veloci della luce. No? E questo è un lavoro che non può che essere definito di portata storica. E loro sono fragili, noi li consideriamo invincibili, ma loro sono fragili. La loro stessa arma, che è l'arma della propaganda, l'arma dei social, c'ha un rinculo talmente potente che gli arriva spesso sui denti, tant'è che il tema fondamentale di Davos, dell'ultima edizione di Davos, è il rebuilding trust. Vado a dire, che ci facciamo con questi? Come li fermiamo? No? Perché se noi avessimo in mano 1/1000 dei soldi che c'hanno loro, dei mezzi che c'hanno loro, della potenza di fuoco che c'hanno loro, quella maggioranza silenziosa del 40-50% di persone che esiste in ogni società, che non ha un'idea di quello che succede e cambia bandiera come il vento, noi nel giro di un mese li portiamo tutti dalla parte nostra. Io l'altro giorno per caso stavo cucinando, non a casa mia, c'era una televisione accesa, e ho sentito un pezzo di telegiornale, ma una roba da mettersi le mani nei capelli. Se tu hai un minimo di argomenti, cioè ma lì li puoi smontare pezzo per pezzo, stiamo parlando della RAI. E trovi gente che lavora per questi... E veramente è la morte del giornalismo. Cioè, ma io non so con quale imbarazzo... Cioè, noi, tante volte, con Adalberto, no, che è presente in sala, con Francesco, no? Cioè, noi siamo lì attenti alle virgole, no? Perché c'hai paura di dire mezza parola. Io l'altra volta stavo con Borgonovo e ho detto invermectina anziché idrossiclorochina, ma... Per lì mi è venuto il dubbio, sono stato reso dal dubbio, mi sono corretto in corso d'opera, ma perché a me fa male dire una cosa imprecisa. Pale, calzini, no?
Pregliasco, ma voi ve lo ricordate Pregliasco che ci spiegava come fare sesso durante la pandemia? Lei davanti, lui dietro, patriarcale, ma si può fare, no? Perché c'è la pandemia. Tutte e due con la mascherina, lei rivolta davanti, lui rivolta davanti per non più di 15 minuti, perché sono 15 e mezzo, forse si è tarato su se stesso per Pregliasco. Perché se no la moglie dice, ma come, 16 minuti, tu non ci arrivi manco a 7. E lui no, capito? Cioè, ragazzi, cioè, questo è veramente surreale. Surreale, e tutto questo potrebbe crollare in 5 minuti, perché questi qui sono superati dai fatti. Cioè, oramai, e chiudo veramente, scusatemi se ho preso troppo spazio, cioè il compito che noi ci dobbiamo dare è semplicemente quello di ristabilire la logica nel dibattito pubblico. E non servono titoli, non servono lauree, no. La logica è a disposizione del pensionato come dello scienziato, è a disposizione del bambino come dell'adulto, del giovane, dell'anziano, dell'uomo, della donna, dell'etero, dell'uomo. Cioè tutti hanno a disposizione la logica, e voi capite che non c'è logica nel dire stiamo morendo tutti perché la nostra casa va a fuoco, no? E massacrare 30.000 innocenti a Gaza. Non ha senso tutto questo, signori, non ha senso, non ha senso, è tutto illogico, è tutto, cioè questi te vogliono salvare la vita con i vaccini e poi ci vogliono 4 mesi per avere un attacco, cioè, ma lo capite che non ha senso tutto questo? Te vogliono dentro casa con 18 gradi e dicono che ti vogliono salvare la vita. Non ha senso, non è logico, non è logico combattere contro una nazione che ha 6.000 testate nucleari mandando dei ferri vecchi dall'altra parte, non ha senso, non è logico. Grazie. Grazie mille. A Toscano vorrei chiedere, insomma, in chiusura, vorrei citare una cosa che non abbiamo ancora citato colpevolmente, e quindi vorrei chiedere a Francesco Toscano di colmare questa lacuna, visto che anche nel sottotitolo, e visto anche che magari molti di voi ancora non hanno capito, in realtà tante persone, non è colpa vostra, che cosa veramente sia questa Agenda 2030. Adesso, andando per alzata di mano, chi è che ha capito bene cosa sia l'Agenda 2030 qui dentro? Uno? Vabbè, vedo poco, non si vede quasi niente, però insomma saranno una decina di persone. Cioè, anche qui, no, la strategia potrebbe essere quella della dissuasione, no? Cioè, far passare dei concetti in modo che o viene percepito con indifferenza o viene buttato in caciara, però rischiano di essere cose davvero molto molto delicate. Sì, intanto permettimi di tornare un attimo sulle cose che diceva Giorgio, perché mi ha fatto tornare alla mente un periodo corsaro, in un certo senso, come dire, anche eroico, no? All'inizio della nostra esperienza Visione TV, quando è vero, insomma, lui mi chiamò una sera, mi disse guarda, io volevo andare in Ucraina, in Donbass, che sono zone che conosco bene, per cercare di testimoniare una parte di verità, perché loro sicuramente il mainstream comincerà a mentire, insomma, più non possono. Insomma, noi ci siamo, io ho controllato la sera le nostre finanze, avevamo 7-8 euro penso in tasca, ma forse pure una decina, 10-11, no? Ho detto vabbè, con l'inflazione, una cosa. Siamo fatti un paio di conti, poi ho detto ma sono sicuro che la gente apprezzerà questo nostro tentativo. E in meno di un mese abbiamo ricevuto dal BAS una solidarietà così grande che ci ha consentito di fare lo straordinario lavoro che Giorgio prima ha ricordato. Il merito è stato tutto delle persone che hanno creduto nella qualità della nostra proposta. Non è arrivato, non abbiamo chiesto un soldo a nessuno, non abbiamo avuto bisogno di un euro di pubblicità. Questo per dire che esiste un desiderio di buona informazione. La gente si rende conto che è manipolata da un sistema che obiettivamente, insomma, è violento, è aggressivo, ma lo è anche perché sa di essere debole. Ora, tu dicevi quello che abbiamo fatto, li ha messi in difficoltà. Sì, non li hanno provato anche a rispondere con metodi, diciamo, semicileni. Infatti hanno cominciato a pubblicare sul Corriere della Sera le famose liste di proscrizione dei putiniani d'Italia. Ecco, ve la ricordate quel bello scoop, mi pare che Sarzanini aveva pubblicato. La cosa bella, sapete qual è? E poi arriva la domanda, non ne stai tranquilla, piglio largo. No, poi mi preoccupo. Perché tu mi guardi come dire, ma io ti ho chiesto un'altra cosa. Ci arrivo piano piano. Mi fido.
C'erano le foto lì di tanti amici, persone che conosco, c'eri tu Giorgio mi pare, no? Beh, col casco ti hanno messo lì, c'era Manlio Di Nucci, una persona amitissima, spacciato per un capo rivoluzionario pronto a conquistare l'orbe terracqueo, insomma c'erano altre persone, tutte diciamo di persone libere, persone per bene, che non sono costrette a ripetere le cose che il sistema vuole sentire per campare. Dopodiché, dopo le polemiche sulla scia della pubblicazione di questa lista di pericolosi putiniani, mi pare che fosse sottosegretario all'epoca Gabrielli, pubblica il documento che stava alla base di quella, di quel presunto scoop. Allora, nel leggerlo non c'era quasi nessuno dei nomi di quelli pubblicati dal Corriere, compenso c'era il mio come capo. No, vabbè, fa curriculum. Come proprietario, insomma, voglio. Proprietario di una di un emittente, era scritta così, filorussa, che ha, vabbè, questo fino a qua, che ha strumentalizzato le parole di Papa Francesco in relazione all'abbaiare della NATO alle porte della Russia. Quindi la mia colpa è aver citato uno sconosciuto vestito di bianco, no? Per ragioni imprescrutabili. E questo mi è bastato, diciamo, per guadagnarmi una citazione in questa nota dei servizi. Ora, se i servizi utilizzano gente così scadente per fare i loro report, immagino, diciamo, qual è il livello della sicurezza del nostro paese, ma questo è un altro discorso. Abbiamo assistito, Giorgio, anche ad altre cose palesemente ridicole, perché vedete, l'informazione raramente è neutra, è evidente che esiste un doppio pesismo che fa spavento, però è difficile fare emergere queste incongruenze. Voi pensate a quello che hanno combinato contro quei poveri ragazzi che a Pisa manifestavano per la Palestina, barbaramente manganellati dalle forze di polizia. Io voglio esprimere la massima solidarietà verso questi ragazzi, le loro famiglie, e mi auguro che la procura di Pisa apra un'inchiesta nei confronti del responsabile di questa operazione, perché noi non dobbiamo lasciare passare operazioni di questo tipo come se fossero normali, perché normali non sono. E c'è anche il sospetto, più che legittimo, che questi ragazzi vengano manganellati in maniera così brutale perché hanno l'ardire di manifestare in favore di quelli che devono essere gli sconfitti a tutti i costi per il nostro mainstream. Forse oggi manifestare per la Palestina è più pericoloso che manifestare per qualsiasi altra causa, e anche questo la dice lunga sulla situazione della democrazia nel nostro paese. Ma nessuno titola sulla fine delle garanzie, sulla democrazia in Italia, sull'utilizzo di una forza bruta per tacitare gente che esprime il suo il libero pensiero. Pensate se una cosa del genere accadesse a Mosca, cioè se ci fossero 100 ragazzi minorenni a manifestare, non so, perché vogliono Vittoria Nuland presidente al posto di Putin, e venissero manganellati, come titolerebbe domani Repubblica? Non so, voi lo immaginate questo? Non so, chiederebbe la ghigliottina per Putin, non so, chiederebbe l'arrivo dei caschi blu dell'ONU per difendere questi difensori della libertà. In realtà tutto questo non c'è sommovimento in Russia. E non c'è opposizione reale nei confronti del governo, non perché hanno tutti paura di finire in Siberia, semplicemente perché il popolo russo si riconosce intorno ad una necessità esistenziale, che è quella di difendersi contro quella che viene avvertita come l'accerchiamento della NATO, che vuole disarticolare un paese sovrano. Questo è il sentimento dei russi. Il sentimento dei russi è questo. E non è il risultato di una fobia di un popolo che improvvisamente si è lasciato manipolare dagli stregoni di turno, è il risultato razionale della lettura corretta di un processo storico che all'indomani della caduta del muro di Berlino ha visto avanzare fino a pochi chilometri da Mosca un'alleanza pericolosa e violenta che si chiama NATO, che aveva promesso di non avvicinarsi troppo ai confini russi. Hanno mentito, e siccome hanno utilizzato l'Ucraina come carne da cannone per infilzare un pugnale nel fianco della Russia,
il mondo russo semplicemente ha deciso che è il momento di reagire, non potendo più fare affidamento nelle promesse di una oligarchia globalista che molto semplicemente non contempla all'interno del nuovo scenario geopolitico l'esistenza di una nazione sovrana che risponde a logiche interne e non risponde ai soliti filantropi globalizzati. Questo è il perché della guerra, né più e né meno. E siccome l'opposizione vera non c'è, allora si devono inventare storie ridicole. Giorgio, non so se tu ricordi la storia tristissima della povera Ekaterina. Ecco, non so se voi la ricordate. All'inizio quella di Repubblica non sapeva come far capire alla pubblica opinione italiana che il mondo russo voleva manifestare dissenso nei confronti del dittatore Putin. Siccome non scendeva in piazza nessuno, a un certo punto questa giornalista di Repubblica raccontò la storia di una tale Ekaterina, presuntivamente portata in un periferico commissariato di Mosca a causa della sua sensibilità democratica, e lì insolentita da un imprecisato numero di senzatetto putiniani allupati. Ecco, questa era... No, non è uno scherzo, ci abbiamo fatto 100 puntate su questa storia. Ecco, questo è il livello del racconto. Di fronte a questo livello del racconto, io penso che, come dire, noi non dobbiamo essere estremamente preoccupati. Cioè, alla fine le cose si sistemeranno, perché la pubblica opinione è certamente più avanti di questi signori. Se oggi il 60% degli italiani non vuole la prosecuzione dell'invio di armi in Ucraina, nonostante la propaganda martellante che ogni giorno prova a trasfigurare Zelensky in un eroe e Putin in un novello Hitler, significa che anche la pubblica opinione oramai ride di questi tentativi che vengono messi in piedi. E arrivo all'agenda 2030 per chiudere e non sfuggire dalla domanda. Allora, io vi vorrei fare riflettere su una cosa. Uno dei problemi principali del nostro tempo riguarda il rapporto tra la politica e i poteri non rappresentativi. Cioè, noi veniamo da un lungo periodo di antipolitica costruita ad arte dai padroni della comunicazione globalizzata, che è funzionale a spostare il pallino del comando dai luoghi dove tutto sommato il voto del cittadino qualcosa può in teoria contare, ai luoghi dove invece il popolo non deve e non può avere nessuna voce in capitolo. Un tempo, quando la politica aveva ancora un minimo di rispettabilità e le classi politiche erano mediamente colte, i partiti erano anche elaborazioni di storie, idee, prospettive. Cioè ogni partito proponeva un'idea di uomo, di società, faceva lo sforzo di elaborare pensiero. Provate oggi a capire qual è la differenza di pensiero tra Giorgia Meloni, Schlein, Carlo Calenda, poi insomma non voglio infierire su Di Maio, poi insomma non voglio esagerare. Però pensate qual era, cioè vi viene in mente, no? Se voi pensate a Gasparri, vi viene in mente un'idea di uomo, di vita, di futuro, di progresso? No, perché non è compito suo. Cioè, i luoghi della costruzione del pensiero politico si sono spostati dalla politica all'economia e alla finanza. Se oggi volete capire quale idea di futuro hanno questi signori che hanno elaborato l'agenda 2030, vi conviene leggere un libro che si chiama Homo Deus. Non Amadeus, quello dei pacchi, anche se è più intelligente Amadeus. È un libro scritto da Harari, che è il filosofo di riferimento del Forum di Davos, dove si spiega precisamente quale idea di futuro questi signori hanno immaginato per noi. E io ho individuato fondamentalmente alcuni capisaldi. Cioè, in primo luogo, serve destrutturare la logica e il libero arbitrio, naturalmente doni preziosi che ogni uomo dovrebbe conservare. Per cui non è casuale
l'imposizione di una comunicazione che è palesemente slegata dal dato di realtà. È un attacco, ma la nostra, è un attacco all'uomo in quanto tale, alla sua capacità di ragionare, di capire, di commentare, di reagire in termini sensati rispetto alle cose che vengono dette. E anche questo tentativo di imporre delle soluzioni antiscientifiche per mezzo di una scienza prostituita alla politica e rientra precisamente all'interno di un quadro d'insieme che in ultima istanza ci invita a cancellare l'idea stessa di libero arbitrio. Cioè noi dobbiamo diventare un meccanismo il più possibile artificiale, robotico, silente, incapace di elaborare pensiero critico nelle mani di una oligarchia fintamente filantropica che sa presuntivamente meglio di noi quale direzione il futuro debba prendere. Contro questa linea di marcia noi abbiamo una sola vera chance, che è quella di recuperare la nostra capacità di analisi, quella di rimanere liberi dal veleno della propaganda, quello di rimanere affezionati a ciò che di più caro c'è nell'animo umano, i nostri sentimenti, la nostra capacità di rimanere tali, la nostra capacità di privilegiare e di valorizzare le luci, le ombre, i limiti, i difetti, ma in una parola tutto ciò che in noi rimane umano. L'impressione è che invece anche per il tramite di questi meccanismi finalizzati alla digitalizzazione, alla robotizzazione, al primato di tutto ciò che è artificiale, sul presupposto che la natura sarebbe di per sé sbagliata, attraverso una operazione di pura superbia che pretende di mettere pochi scienziati pazzi al posto del creatore, sul presupposto che questi signori saprebbero finalmente regalare alla umanità una pace perpetua, una serenità perpetua, saprebbero sconfiggere quelle che loro considerano errori della creazione originale, vale a dire la morte e la malattia. Ecco, all'interno di un quadro di pura superbia, appaltato, gestito e guidato da un manipolo di persone che hanno perduto il senso del limite, io sono convinto che questa umanità andrà a sbattere. Quindi, in sintesi, l'agenda 2030 è la sintesi di una serie di pensierini, di vaniloqui, di un gruppo di persone che attraverso un processo di autodivinizzazione pensano di poter riplasmare l'umanità secondo criteri artificiali sviluppati da un manipolo di paperoni annoiati che non hanno idea di cosa sia l'uomo, la vita, la verità e la giustizia. Questo in estrema sintesi. Grazie. Grazie a Francesco Toscano. Io in realtà vi invito a restare ancora seduti, visto che non si è alzato, non se n'è andato nessuno, significa bene o male, se restate con noi ancora un po' non vi dispiacerà di certo, perché c'è un ospite invisibile. Non è potuto essere qui con noi oggi di persona. Come? No, non è l'amico di Biden, è una persona che conosce. Quello poi salterà fuori quando dovremo uscire, non capiremo dove andare, magari qualcuno casca dal palco. Però no, è una persona che conoscete bene sicuramente come firma, che è Boni Castellani, e che ci ha tenuto a inviare, seppur da remoto, un intervento da condividere insieme a voi. Quindi prego la regia di aiutarmi in questo e di mandare l'intervento di Boni. Prima di tutto vorrei ringraziare coloro che mi hanno invitato al convegno Facce Miti di Progresso a Roma, un convegno sul transumanesimo, cioè su un tema assolutamente fondamentale, il tema probabilmente chiave, il tema che va utilizzato per comprendere tutto ciò che sta accadendo nel nostro mondo oggi. Prima di tutto occorre capire, comprendere a cosa siamo di fronte. L'uomo nuovo che viene teorizzato da Yuval Harari, da altri studiosi, a mio parere viene teorizzato per primo da Francis Fukuyama, ma addirittura le radici, i semi del transumanesimo vengono posti da Jean-Jacques Rousseau. Colui che viene teorizzato come l'uomo nuovo
è l'uomo nuovo di cui parlava Friedrich Nietzsche nello Zarathustra. Quando Nietzsche parlava dell'uomo nuovo, l'uomo che ha ucciso Dio, l'uomo posteriore alla morte di Dio, stava parlando esattamente di noi. Nietzsche morì il 25 agosto del 1900, quindi più di 100 anni fa, aveva già delineato, aveva già formalizzato ciò che sarebbe successo oggi. Per l'uomo nuovo Nietzsche usava dei simboli, delle metafore per definirlo. Tra queste metafore ne esiste una particolarmente interessante dal punto di vista dello scientismo che oggi domina il nostro mondo. Nietzsche disse: l'uomo nuovo, l'uomo del futuro, l'uomo che ha ucciso Dio, l'uomo senza Dio, l'uomo che sarà presente nel momento della morte di Dio, avrà a disposizione un mondo senza più dolore, un mondo per il quale saranno somministrate un po' di droghe tutto il giorno per essere felici sempre e tante droghe alla fine per essere felici nel trapasso. Come vedete, Nietzsche aveva previsto anche l'eutanasia, di cui si sta parlando in questi giorni nelle regioni italiane, in molti consigli regionali italiani. Ma il primo che parlò dell'uomo nuovo, il primo che parlò della condizione nella quale ci troviamo oggi, fu Francis Fukuyama, il teorizzatore della fine della storia. Fukuyama preferì usare la metafora della fine della storia piuttosto di quella della morte di Dio, perché era sicuramente più potabile, era sicuramente più utilizzabile. Fukuyama disse: i grandi blocchi contrapposti sono finiti, un blocco ha vinto, il blocco occidentale ha vinto, quindi la storia è finita, quindi possiamo riappropriarci delle dinamiche tipiche del globalismo, teorizzate una volta per tutte da Immanuel Kant nel discorso sulla pace perpetua. Fu Kant il primo a teorizzare il globalismo, perché fu Immanuel Kant il primo a dire che in un mondo nel quale tutti commerciano con tutti non ci sarebbero state più guerre. Ebbene, oggi stiamo constatando che avviene esattamente l'opposto. Nel mondo globale, nel mondo globalizzato, nel mondo nel quale tutti sono obbligati a commerciare con tutti, le guerre non sono affatto finite, anzi sono ancora più dure che nel passato, sono ancora più spietate che nel passato e ancora più che nel passato vengono utilizzate come mezzo per dirimere le questioni. Ora, che cos'è il transumanesimo? Il transumanesimo è la presa d'atto di coloro che hanno accettato la morte di Dio e che si sono posti dalla parte della morte di Dio come qualcosa di positivo, come il nuovo manifesto dell'umanità. Nietzsche non fu affatto originale quando denunciò la morte di Dio. Orazio prima di lui, 2000 anni prima di lui, l'aveva già enunciata. Molti altri avevano già parlato di morte di Dio. L'originalità di Friedrich Nietzsche consiste nel dire: Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso. Siamo stati noi a ucciderlo. In ciò consiste l'originalità del messaggio di Friedrich Nietzsche, in ciò consiste l'inizio della postmodernità, del pensiero postmoderno. Inizia il Novecento, inizia il pensiero postmoderno in nuce, il quale, dopo la grande guerra che interesserà la prima parte del Novecento, fiorirà e darà vita alla società nella quale ci troviamo noi oggi. Ora, la società della morte di Dio non può più prevedere un uomo a immagine di Dio. Deve elaborare un uomo alternativo a quello teorizzato non solo dal cristianesimo, ma da tutte le culture pre-cristiane che sono sempre state religiose. Tutte le culture tradizionali, compreso il cristianesimo, ma anche precedenti il cristianesimo, che si rivedono e si rispecchiano nella grande tradizione, con la T maiuscola, quella di cui parlava René Guénon, quella di cui parlava Elémir Zola, quella di cui parlava Plotino, quella di cui parlavano tutti i grandi pensatori medievali, in quella tradizione noi possiamo scorgere l'uomo che si identifica come colui che è stato creato a immagine di Dio. Una volta avvenuta l'uccisione di Dio, una volta che si è creato il mondo senza Dio, il mondo dopo la morte di Dio, cioè il mondo del nichilismo, l'uomo non si concepisce più come colui che è stato creato a immagine di Dio. Quindi, necessariamente,
deve travalicare, oltrepassare la vecchia idea di uomo e costruirne una nuova. Questa cosa è il transumanesimo. Ma giacché non può esistere uomo senza un Dio che lo governa, l'uomo che non si concepisce più a immagine di Dio, cioè l'uomo di oggi, si concepisce a immagine della scienza. E la scienza ha un solo grande dogma. Il dogma della scienza dice che tutto ciò che si può fare, si deve fare. Tutto ciò che è possibile ipotizzare deve essere necessariamente attuato. Questo è il paradigma che la tecnica impone alla scienza ed è il dogma che la scienza impone alla tecnica. Scienza e tecnica sono le due nuove divinità che vanno a sostituirsi alle vecchie, che vanno a sostituirsi a Dio, che vanno a sostituirsi all'idea di divinità nel mondo del nichilismo. Ora, coloro che accettano fino in fondo l'idea di nichilismo e accettano di abitarlo, cioè i nostri avversari, si abbandonano completamente ai dogmi della scienza, ai dettami della scienza e alla loro imposizione biopolitica agli uomini. Ciò che sta avvenendo in questi giorni, ciò che noi abbiamo potuto constatare a partire dalla gestione pandemica e poi via via nelle sue declinazioni delle politiche verdi, della transizione green e di tutto ciò che sta interessando il mondo di oggi, non è nient'altro che l'applicazione pratica del nichilismo nei termini dello scientismo che sta dominando il mondo di oggi. La scienza senza i valori diventa valore a se stesso. E l'unico valore che la scienza concepisce è quello progressivo e progressista del fare tutto ciò che è possibile concepire. Quindi, il limite, la morale, il rapporto dell'individuo con la realtà sono tutti impedimenti da eliminare dal proprio orizzonte di azione. L'uomo che vive ancora nell'ambito del limite, nell'ambito teorico del limite, nell'ambito religioso del limite, nell'ambito esoterico del limite, nell'ambito metafisico del limite, cioè l'uomo che si concepisce come colui che può fare fino a un certo punto, oltre il quale non è possibile procedere, è l'uomo da uccidere, l'uomo da sostituire. Con cosa? Con l'uomo nuovo, con il transumano, con l'uomo della transumanità. L'uomo che vivrà esclusivamente secondo i dettami della scienza. Una scienza assolutamente avulsa da ogni controllo, una scienza assolutamente privata da ogni esigenza esterna di limitazione. Mi viene da, purtroppo, da sorridere pensando alle nomine che ha fatto Bergoglio nella Pontificia Accademia della Vita, negli organismi di compartecipazione tra teologi e scienziati in Vaticano. Nel momento in cui vengono nominati dei transumanisti all'interno di un organismo che prevede ancora l'esistenza di limite, che prevede ancora l'esistenza di un uomo che si sente arginato dalla realtà, allora è evidente che coloro che hanno la facoltà accelerazionista di distruggere ogni limite avranno sempre la meglio. Riusciranno sempre a distruggere ogni realtà ordinata per creare la realtà caotica. Nella realtà caotica l'individuo è in balia delle forze del potere. È in balia del potere costituito, è in balia degli stati. È in balia del Leviatano, è in balia del potere degli organismi sovranazionali, siano essi Organizzazione Mondiale della Sanità, siano esse Nazioni Unite, siano esse Unione Europea, che pretendono di imporre i valori e le categorie dell'esistenza agli individui sulla base del nichilismo, sulla base della morte di Dio. Ma per far sì che tutto ciò possa essere attuato, occorre costituire l'uomo nuovo di cui parlava Nietzsche. Occorre uscire dalla vecchia idea di uomo, idea vecchia non con l'età dei 2000 anni del cristianesimo, ma con l'età dei 10.000 anni dell'uomo, ben precedente al cristianesimo. Ecco perché stiamo attraversando una fase di cambiamento epocale, come forse mai nella storia umana si è vista. Perché il transumanesimo, l'uomo nuovo, è colui che si presuppone vivente
nell'assetto nichilista, cioè nell'assetto privato di valori. Ma nell'assetto privato di valori non è possibile vivere. Se non è possibile vivere, ciò che viene a crearsi, ciò che viene a strutturarsi, è la cosiddetta vita invivibile. E per fare accettare la vita invivibile al gregge, agli schiavi, occorre ottenere il controllo assoluto delle vite dei singoli individui. Questo è il transumanismo. Ed è esattamente il cuore di tutto ciò contro il quale noi ci scagliamo. Noi combattiamo. Saluti a tutti gli amici romani. A presto, al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie. Grazie a distanza, un saluto a Boni Castellane. Grazie anche a tutti voi. Io vi invito a continuare questo caldo abbraccio per salutare i nostri ospiti e raggiungermi dietro le quinte. Grazie a Francesco Toscano, grazie a Giorgio Bianchi, grazie a Vani Fraiese. Grazie anche a Gianluca Marletta e a Marcello Foa. Non ho dimenticato Jacopo Coghe, ma non lo cito perché sarà lui a farvi i saluti finali. Grazie mille a tutti. Cari amici, permettetemi solo due minuti di saluto finale per ribadire quello che è stato detto oggi. Penso che dopo queste 3-4 ore sia chiaro a tutti. C'è un attacco concentrico all'uomo. L'abbiamo visto dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della sua sessualità, dal punto di vista delle sue radici culturali, dal punto di vista della scienza, dal punto di vista della guerra. Tutto presuppone un attacco concentrico all'uomo. L'obiettivo è di avere un uomo, un individuo singolo che sia manipolabile, facilmente controllabile, un contenitore vuoto dentro il quale si può mettere e si vuole mettere di tutto. Allora io sposto un attimo l'attenzione rispetto ai loro obiettivi dei piani alti, rispetto al compito che ha ciascuno di noi, al compito che c'è ognuno di noi. Io penso che ognuno di noi oggi abbia una missione, ognuno di voi avete speso un pomeriggio per essere qui oggi, avete dedicato del tempo a tutte queste relazioni, siete venuti da lontano, avete fatto dei chilometri per questo oggi. E io credo che la cosa che vi spinga a essere qui oggi è una sola: l'amore della verità, cercare la verità. E nel cercare la verità, cercare la vostra felicità. Ma allora qual è il nostro compito oggi? Guardandoci qui, se vi girate, saremo 350, 400 persone, si diceva prima, forse un po' pochini, qualcuno parlava del 20%, 25%, 50%, conta poco secondo me, conta poco perché basta un granellino dentro il sistema, dentro la ruota giusta per far inceppare tutto quanto il sistema. E noi possiamo essere quel granellino, noi siamo chiamati ad essere quel granellino di sabbia per far inceppare il sistema. Quindi il mio invito oggi a voi è quello a essere testimoni di tutto ciò, a essere ripetitori e propagatori anche di quello che avete sentito oggi, a farvi portatori anche di queste verità nel vostro luogo di lavoro, nella vostra famiglia, a risvegliare una critica rispetto a quello che ci viene detto, a quello che ci viene proposto, a far lavorare il nostro cervello. Perché? Perché fondamentalmente, come faceva dire Tolkien ai suoi due principali personaggi, nel Signore degli Anelli, a Sam e a Frodo, c'è del buono in questo mondo, c'è del buono, padron Frodo, in questo mondo. Non è tutto da buttare, non siamo Davide contro Golia, siamo tanti e vale la pena combattere per questo. Qual è il nostro compito? Spero di interpretare anche un po' quelli che sono i vostri sentimenti. Io credo che il nostro compito sia quello di lasciare anche per le future generazioni un pezzettino di terra verde da poter coltivare, cioè uno spazio di libertà. Uno spazio di libertà. Ecco, con questo messaggio voglio lanciarvi una sfida. Siate anche voi ripetitori di questo bene, di questo bello e di questo vero. Allora, nel salutarvi vorrei ringraziare anche chi ha permesso che questo pomeriggio tutti insieme, vorrei ringraziare tutti i ragazzi volontari che ci sono stati qui oggi, un applauso anche per loro. Vorrei ringraziare Daniele Dell'Orco per la moderazione dell'evento, grazie Daniele. Anche i nostri media partner, BioBlu, Visione TV. Fuori troverete i libri delle edizioni Cinabro, le riviste di Provida, la rivista Fuoco, i libri di Boni Castellane,
idrovolante edizioni, passaggio al bosco. E grazie a tutti, ci vediamo presto per il prossimo evento, sicuramente vi aspettiamo.